Eleonora Giorgi ha raccontato cosa le hanno detto i medici sulle aspettative di vita dopo l'operazione, le parole dell'artista. Eleonora Giorgi prosegue la sua battaglia contro un terribile tumore al pancreas. Dopo l'intervento dello scorso marzo, l'amata artista ha deciso di rivelare cosa le hanno detto i medici in merito alle sue aspettative di vita. Le parole degli specialisti hanno raffigurato una situazione molto complicata. Da qualche mese sono note le condizioni di salute di Eleonora Giorgi, e nelle scorse ore l'attrice ha voluto raccontare di più sulla situazione che sta vivendo, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dove ha diffuso parole a cuore aperto sulla battaglia che sta conducendo con il supporto dei suoi cari. Eleonora Giorgi parla del tumore al pancreas, le aspettative di vita. In una lunghissima intervista rilasciata al Corriere della Sera, Eleonora Giorgi ha deciso di raccontarsi a cuore aperto. Da qualche mese, l'artista sta lottando contro il tumore al pancreas che le ha inevitabilmente stravolto la vita. Dopo l'operazione effettuata lo scorso marzo, si sta sottoponendo a diversi cicli di chemioterapia, ma la malattia non è ancora sconfitta. A fine agosto farà la visita di controllo e solo in quel momento scoprirà cosa accadrà nei prossimi mesi. L'attrice non ha nascosto la sua paura più grande, il dolore che la sua morte potrebbe causare alla famiglia. Senza giri di parole, Eleonora Giorgi ha confessato anche il tempo che le resta da vivere, rivelando di aver fatto lei la domanda ai medici che la stanno curando. Alla domanda, ha confessato, i dottori le hanno detto di non avere una risposta precisa perché può vivere 6 mesi dopo l'operazione o magari 5 anni, oppure di più. L'attrice ha rivelato che la malattia era nella coda del pancreas, mentre se fosse stato nella testa la situazione sarebbe stata ancora più grave poiché avrebbe intaccato altri organi come il fegato e i reni. Alla fine, però, sostiene che tutti hanno una data di scadenza. Eleonora Giorgi non teme la morte, ma non riesce ad accettare la sofferenza che i cari proverebbero con la sua scomparsa. Ad ogni modo, l'attrice guarda all'aldilà come un luogo in cui possa rincontrare alcune persone che ha conosciuto nella sua vita, la nonna Catò, Alessandro Momo, suo ex fidanzato deceduto in un incidente in moto, Angelo, il padre del suo primo figlio, e Oriana Fallaci.